Mio padre, è difficile parlare di lui perché era un uomo molto diverso da me e con cui ho avuto dei rapporti molto difficili. Certo. Tipici rapporti tra padre e figlio quando questi rapporti sono drammatici. Drammatici nel senso che prima di tutto inconsciamente, per ragioni diciamo così che spiegherebbe Freud, insomma, meglio di me, e anche per ragioni oggettive di carattere. Mio padre era un uomo un po' l'antica, ufficiale, cioè esattamente il contrario, la pensavo esattamente il contrario di quello che pensassi io allora e adesso. Quindi c'era proprio una diversità di ideologia, di carattere, eccetera. Direi che i miei rapporti drammatici avvengono con tutto ciò che è paterno, cioè mettiamo con lo Stato, con non so, col sentimento medio della vita che hanno gli uomini, con la società, eccetera, eccetera.